Ciao a tutti! Questa è Action, la rubrica di associazione Takamori sui registi giapponesi. La puntata di oggi è la prima che ci parlerà di Sasabe Kiyoshi. Vediamoli insieme! Sasabe Kiyoshi nasce nel 1958 a Shimonoseki, città nota per il trattato del 1895 che condusse alla prima guerra sino-giapponese. Dopo aver frequentato la scuola dell'obbligo presso la città natale, si sposta nella capitale Tokyo per la formazione universitaria. Qui frequenta i corsi del Dipartimento di Letteratura presso l'Università Meiji, dedicandosi principalmente al teatro, e per poi seguire la propria formazione presso la scuola di specializzazione, ora denominata Japan Institute of Moving Image, fondata dal noto regista Imamura Shoei. Chiamato come assistente regista per dorama della TV giapponese, continua a formarsi sotto la supervisione dei registi Furuhata Yasuo e Tsumi Seiji. Il suo debutto però si ha all'inizio degli anni Ottanta con Sparuta Naomi, un dorama che tratta le vicende per cui divenne tristemente nota al pubblico giapponese la Totsuka Yacht School di Mihama, nella prefettura di Aichi. La prima esperienza sul grande schermo risale invece al 2002 con il film Hiwamata no Robo, che dà il via a una serie di pellicole di cui sarà regista e spesso anche sceneggiatore. Nonostante il suo tardivo debutto sul grande schermo, la carriera di Sasabe Kiyoshi, forzatamente interrotta a causa della sua prematura scomparsa nel 2020, è costellata da opere degne di un regista della scuola moderna giapponese. La sua visione del cinema era molto cruda e semplice. Il suo modo di comunicare al mondo la visione che aveva di questo era diretto, senza giri di parole e senza cercare di addolcire la pillola. Una delle tematiche più a cuore al regista era quella del rapporto che hanno particolari individui con la società. Una società che non guarda in faccia nessuno. Questa tematica, molto rappresentativa del cineasta, la ritroviamo nei quattro lungometraggi che andremo a prendere in considerazione, ovvero Deguchi no Nayumi del 2006, Tokyo Nanmi del 2014, Yaeko no Aminko del 2016 e Tsurega Otsui di Narimashite, film del 2011 premiato come miglior film internazionale ai Golden Rooster Award del 2013. E con questo si conclude la prima parte del nostro approfondimento su Sasabe Kiyoshi. Se vi abbiamo incuriosito con la carriera di questo regista, ci vediamo mercoledì 30 marzo con la seconda parte.